Buongiorno dal Touch a di settimana con la rassegna stampa che apriamo con la prima del mattino nazionale lavoro solo al sud e ancora crisi rispetto al 2008 mancano 380.000 posti il centro nord ne ha 320.000 in più Padoan, la ripresa c'è ma non possiamo fare una manovra elettorale il reportage Pozzuoli dimenticata dallo Stato, un nido per 7000 bambini, il debutto a Cernobbio il Di Maio Smart non convince gli industriali di spalla politica internazionale la Corea del Nord shock, pronta la bomba H Trump, la diplomazia non basta più due forti scosse di terremoto dopo il test e l'atomica come minaccia perché Kim non attaccherà l'analisi dal mattino il processo al commissario tecnico dell'Italia Ventura così Rovini insegne da Rimini stupri in spiaggia il capobranco è un rifugiato arrestato un congolese in più sesso studentessi a ragogna sui social da Marano la denuncia dei genitori contro due profili anonimi di Instagram Atenei il numero chiuso si supera online la proposta del ministro Fedeli e il boom dell'e-learning all'interno il nucleare, la sfida, la Corea del Nord alla bomba H. Dopo il test scoppia il terremoto. Gli Stati Uniti, la diplomazia non basta più. Si è attaccati, reagiremo. Le reazioni con Merkel, Macron e Gentiloni. Ora sanzioni dell'ONU, test di Seoul con missile. In più, Kim mostra i muscoli per blindare il regime in caso di conflitto, costi umani enormi. USA e Cina finirebbero in rotta di collisione Ne crisi e lo scenario della politica internazionale con il sito per i test nucleari, con i dettagli di Corea del Nord e Corea del Sud e anche il confine con la Cina. Pechino e Mosca caute, Washington e Tokyo isolate, fare la guerra a Pyongyang non conviene a nessuno i maggiori attori dell'estremo oriente intimoriti dalla possibile avanzata USA e dalla riunificazione delle due Coree. La prudenza, il presidente Xi Jinping in, in imbarazzo per l'aggressività dell'alleato ma invoca il dialogo. In più, la violenza e l'arresto, in pagina 4 il primo piano, stupri a Rimini, preso il capobanda, era in Italia come rifugiato politico, congolese, ventenne, riconosciuto dalle vittime, bloccato prima della fuga. Da Butungu niente segni di pentimento, due dei minorenni non abbiamo violentato. I luoghi nel dettaglio, quanto avvenuto, e poi gli stranieri con i diritti, gli US soli, in apertura, una legge così delicata non si può approvare in fretta. Nuovo stop dall'ex ministro Costa, ma il PD ok in autunno, ipotesi fiducia. Il dibattito gravi le vicende di queste ore, attenzione alla rabbia che monta sui social, il giudizio esistono sconti di pena ma anche per i minori ci sono condanne esemplari. Dalla Campania all'Emilia reati e violenze, ma la privacy tutela gli immigrati a rischio. I dati, il 40% dei crimini a sfondo sessuale è legato ad extracomunitari, ma rappresentano solo l'8% della popolazione. Il congolese ventenne viveva in una struttura d'accoglienza di Pesaro, in fuga dopo la violenza. Etnie, i romeni e i marocchini sono tra quelli che commettono più illeciti, poi albanesi e tunisini. Primo piano Padua nei conti, la ripresa a merito nostro, la manovra non deve fare danni, il ministro al prossimo governo lasciamo un'eredità migliore e pensioni di invalidità record, spesa raddoppiata in 15 anni, le prestazioni crescono del 73%, l'allarme, il paese invecchia così è difficile invertire la tendenza. Ancora dal mattino, la politica e l'Europa. Di Maio non siamo estremisti, ma Confindustria non ci crede. Gli imprenditori, uno scolaretto, almeno non, ci, non dice parolacce. GP, Gentiloni da Marchionne, il premier a pranzo a Monza con la D di Fiat Chrysler, poi la visita al box Ferrari per il gran premio da Salvini, selfie e giravolta, lo aveva definito un concerto sul Titanic. Ma il leader leghista, ieri era al forum sorridente, da boccia decisive le proposte. Il leader di Confindustria commenta di Maio e Salvini: la credibilità è legata alle proposte, non alle persone. Duello TV in Germania: Merkel e Tina Bada Schulz, niente colpi bassi, tensione soltanto su profughi e Turchia. Il candidato SPD appare un perfetto vice cancelliere, la prospettiva con Angela avanti di 15 punti nei sondaggi, l'unica incognita, le alleanze future. Sempre con il mattino in primo piano, la ripresa a metà, al sud mancano 380.000 posti, il centro nord ha già 320.000 occupati in più che nel 2008, da Gentiloni il commento, c'è una ripresa del lavoro scandalosa. Insufficiente se parliamo dei dati del sud, le riforme, tuttavia la ripresa del lavoro è significativa grazie alle riforme fatte in questi anni. Nei primi sei mesi il credito d'imposta al mezzogiorno ha attivato 2 miliardi di investimenti. Donne, il trend è positivo anche nel meridione, superati i livelli pre-crisi. Dallo sport, la sventura, dal modulo alle scelte, tutti attaccano il CT. Testa bassa, il commissario tecnico della nazionale Ventura dopo la sconfitta per 3-0 subita in casa della Spagna, ma in partita gli azzurri al Bernabeu e adesso costretti a sperare nel playoff per partecipare ai mondiali di Russia 2018, in basso con Tavecchio dopo la firma del rinnovo del contratto fino al 2020, le critiche Tavecchio, forti come nel 2016, Buffon, non ci sono partite ingiocabili. Il tecnico ha cambiato idea sull'assetto e ha creato confusione nel gruppo tra le tesi. Della sconfitta al Bernabeu, consiglio della Federcalcio sul caso Lega Serie A a Roma e per i playoff per la Russia. Grecia e Irlanda tra le possibili rivali. Il ranking FIFA per ora premia la nazionale, che sarebbe testa di serie nei sorteggi per gli spareggi di novembre. Gli azzurri devono blindare il secondo posto. L'Albania di Panucci, la più pericolosa, 20 anni fa per l'accesso al tabellone di Francia. 98, ci vuole il playoff contro la Russia, insigne il riscatto contro Israele, Cassano lo rincuora con un SMS, Ventura lo rassicura, non ascoltare le critiche, domani sarà ancora titolare contro Israele. La famiglia, il fratello lo difende. Come può giocare bene se deve fare il terzino? La 10 in nazionale una storia tra fuoriclasse e meteore. E non solo Rivera, Baggio Totti, la maglia che fa sognare i tifosi anche sulle spalle di Gregari. Totono Giuliano ai mondiali del 66 in Inghilterra aveva il numero degli assi. In più ancora tre settimane ad alta tensione, turnover scientifico di Sarri, cambi mirati tra campionato e champions, persino in porta perché comunque il Napoli lavora per il. Campionato, si parte domenica a Bologna. Subito dopo c'è la missione in Ucraina. Il primo impegno nel girone di Champions. Da mercoledì, dopo il ritorno dei nazionali, si prepara il primo Tour de Force. Tematiche da Napoli con il no ai Rom, assedio al comune. Da Palazzo San Giacomo a Miano solo tre mesi. Ma i residenti non ci credono. Contestato dei magistris. Porti la Baracopoli nel cuore del Vomero. Oggi discussione. In consiglio i dettagli dal servizio. Area di rivolta a Miano per il trasferimento dei Rom da Cupa Spinelli alla caserma dismessa a Boscariello dopo il devastante incendio di una settimana fa a Scampia. Alcuni sarebbero addirittura intenzionati a bloccare i primi trasferimenti e c'è già una raccolta di firme che partirà nelle prossime ore. La petizione che punta a scongiurare il trasferimento dei Rom sul territorio di Miano verrà poi presentata al sindaco. In caso di esito negativo i cittadini daranno vita a un sit-in permanente all'ingresso principale della caserma. Sul piede di guerra il presidente della settima municipalità Maurizio Moschetti, esponente di centrodestra che punta il dito contro le politiche di accoglienza del sindaco De Magistris. Moschetti parla di soluzione mortificante per il territorio di Miano. Una chiamata alla quale Miano ha risposto in maniera compatta. Gli abitanti dell'area confinante con Secondigliano fanno sapere di essere pronti alle barricate. Perché si chiedono poi quell'area non è stata destinata nel corso degli anni alle famiglie disagiate del quartiere? La municipalità accusa il comune di non aver concordato il trasferimento delle famiglie Rom scampate all'incendio di domenica scorsa. Dal Comune, l'assessore alle politiche sociali Roberta Gaeta prova a gettare acqua sul fuoco. Si tratta di una soluzione temporanea sicura. Noi monitoriamo la situazione da vicino, sul posto. Avevamo preso già dei contatti nei giorni scorsi con le famiglie e le associazioni del territorio. Le operazioni si dovranno concludere entro dieci giorni. Ma gli abitanti di Miano non credono alla soluzione temporanea. Se entrano i Rom dicono ci rimarranno per decenni. La caserma a Boscariello può accogliere circa 300 persone, le famiglie già individuate e quelle della zona limitrofa all'incendio. E si registra tensione a Napoli, non portate Rom a Miano, sarà rivolta in tutta la città. Centinaia le firme. Oggi la protesta si sposta a Palazzo San Giacomo, la provocazione. Il sindaco De Magistris porti la baraccopoli nel cuore del Vomero. Noi siamo da decenni fin troppo penalizzati. Paura una volta occupato la caserma, non avranno più il parco per il verde, e lo sport. E poi alla Boscariello: soltanto tre mesi, scontro sull'impegno del comune. Sitin per bloccare l'ingresso alla caserma da palladino del PD, area nord mortificata le famiglie con i bambini alloggiati nei locali della caserma, accampamenti devastati dall'incendio sono ormai inutilizzabili e lo scempio, devono essere rimosse tonnellate di rifiuti e plastica bruciate. Sempre da Napoli, ANM non di autisti e sindacati con i ticket sui bus sarà il caos, è già tensione sul piano della D maione contro i portoghesi. I trasporti con il tentativo di svolta, i costi a chi paga a bordo Prezzo maggiorato del 30%, una quota ai conducenti, e perplessità. Nulla è stato concordato: in città si rischia la paralisi tra le fermate affollate e i blocchi della circolazione nelle zone con strade strette. Abbiamo un piano di rilancio: lo stop è ormai senza senso. Lasciamo allora Mattino Napoli per trasferirci ad Avellino con il caso Frane. Ora il rischio è più vicino: la geologa Pennetta, verifiche urgenti nelle aree. Colpite da incendi, Montoro primo segnale. L'allarme dopo la lunga estate del fuoco: il territorio non ha più protezioni sufficienti, possibili nuove colate di fango. Beffa a Cremona, rabbia Avellino: il calcio e i bianco-verdi cadono alla seconda giornata, i lupi battuti per 3 a 1 con gli ex annulato una rete di Asensio che avrebbe portato sul 2 a 2. La Sidigas che cade contro Sassari, intanto arriva Fittipaldo, visite mediche ad Avellino e poi partenza per la Sardegna, mercoledì nuovo test contro il Banco di Sardegna, le questioni della città, no errori del passato, Avellino candidato PD scelto con le primarie, le strategie dei Democrat verso il congresso, D'Amelio, De Luca resta il riferimento naturale, il Consiglio... Ci riprova sul bilancio in aula sarà battaglia sui conti, dopo il rinvio di venerdì in esame conto economico e stato patrimoniale, l'opposizione è pronta ad attaccare, di spalla, pianeta autismo, le dimissioni di Varrecchia e più. Possibili colate di fango e serve prevenzione, la geologa Pennetta verifiche urgenti nelle aree colpite da incendi, possibili evacuazioni, più giorni si perdono, maggiori sono i rischi, le piogge vere arriveranno. E il caso di dichiarazione di calamità per i fondi, il fuoco sull'abitato di Capocastello nella foto da Mercogliano si teme per le piogge. I controlli ARPAC, zone a rischio, Fenestrelle, Montesalto e San Francesco, controlli in città e nella valle del Montorese, più devastata dal fuoco, nelle zone boschive. Il figlio accusato di occultamento di cadavere, orrore a Grotta Minarda, il 47enne rimane in libertà, è stato rintracciato a Napoli un mese con il padre morto. Scippata all'uscita della chiesa, accade a Cervinara. Droga nel regisino da Napoli in Valle Caudina, Rotondi, il Pusher ha usato la fidanzata per trasportare in treno l'Ascish, Polizia Becca la Coppia in stazione, a Datipalda sbanda con l'auto e finisce nelle Fenestrelle verso l'appuntamento per l'aperitivo con gli amici. A pochi metri dal bar. Il giovane ha perso il controllo e la vettura è finita nel torrente, è ricoverato in ospedale, i dettagli dal servizio. Due incidenti in poche ore, domenica di paura sulle strade dell'Irpinia. Il primo incidente si è verificato questa mattina nei pressi dell'ospedale Moscati. Un anziano intorno alle ore 9 percorreva una delle arterie a ridosso del nosocomio di Contrada Moretta, quando improvvisamente e per cause che restano da accertare, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo. Nessun altro mezzo coinvolto nel sinistro, ma la sola autovettura guidata dall'anziano, che è sbandata e si è ribaltata su se stessa più volte. Il conducente è stato trasportato presso l'ospedale alle Moscati pochi metri per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e in tanti si sono fermati per accertarsi delle condizioni di salute di quell'uomo. Dai primissimi accertamenti pare che non abbia riportato gravi conseguenze dal sinistro. Solo due ore dopo un nuovo intervento in emergenza dei vigili del fuoco nel vicino comune di Atripalda. È finito con l'auto nel fiume, coinvolta anche in questo caso una sola autovettura con alla guida un ragazzo di soli 27 anni. Il sinistro si è verificato in via San Lorenzo da Tripalda, dove il giovane ha perso il controllo dell'auto per cause che restano da accertare e dopo aver divelto una recensione è precipitato nel letto del fiume Sabato. Il malcapitato è stato trasportato presso l'ospedale per essere sottoposto alle cure e medicazioni del caso, delicato l'intervento dei vigili del fuoco per consentire la rimozione del veicolo dal greto del fiume. Per il recupero dell'auto si è reso necessario anche l'intervento dell'autogruppo. Per il calcio, sogno rubato, Morosini talento senza equilibrio, anche se autore della rete. L'arbitro toglie il gol ad Asensio. Morosini appare già una certezza per la formazione di Novellino, sotto la foto con Rizzato, sotto lo sguardo di Tesser, ex di turno, decisivo anche Moculu, altro ex della sfida. La Verona in sofferenza su Croce, Rex Brescia non ancora a suo agio nel meccanismo, ovviamente tiene banco quanto accaduto nei minuti finali. Non basta Rich per la Sidica Savellino che cede in volata a Sassari, Rascandone prima comanda e poi cede nel terzo quarto, rimonta con Rich e Wells. Oldoini, appena sarà disponibile Fitipaldo, cercheremo di inserirlo gradatamente nelle rotazioni, già possibile. Mercoledì con il nuovo test a Padru. Contro il Banco di Sardegna Sassari. Andiamo a Benevento con il mattino del Libera Fantasma e Scontro. Approvata circa due mesi fa. Non è stata ancora scritta il caso all'attenzione di Mastella. Il segretario comunale contro il vice, era un atto dovuto sull'organico. Droga coltivata in giardino, presi madre e figlio, ascoltati dal PM la donna di 53 anni e il giovane di 22 sono entrambi ai domiciliari. Operazione dei carabinieri a San Giorgio del Sannio, lo stupefacente destinato ai tossici della zona. All'interno il treno del futuro per il rilancio delle terre del vino, alta capacità a binestate, rassegna dedicata ai vini del taburno, chiusa ieri il meeting a Torrecuso. La Pietra del Summer School Cives con il ministro De Vincenzi. Da due giorni di dibattito sul tema, l'impresa di creare lavoro al Sud interviene l'arcivescovo a Crocca e ancora dal mattino Benevento, delibera fantasma e scontro tra segretario e vice. Approvata circa due mesi fa, non è stata ancora scritta il caso che resta l'attenzione di Mastella. Per fare chiarezza sulla questione idrica, la polemica a Benevento, da Montesarchio, le famiglie e la lunga crisi scatta la rete della solidarietà. Per il calcio, lavoro per il Benevento. Giallorossi che si rimettono in corsa la scommessa dei nuovi arrivi. Per giovedì Baroni avrà a disposizione tutti e domenica c'è il Torino. Rassegna importante in, in città con il Toro nella città delle streghe. Mostra a Palazzo Paolo V e sposti alcuni cimeli della squadra invincibile che si schiantò a Superga. A Caserta con il Mattino, reggia capitale. Fondi per le imprese, il sottosegretario al Mibcat Cesaro, dal PON: 114 milioni mai privati, non investono in cultura, consensi al progetto annunciato dal direttore di Palazzo Reale Fericori su un asse turistico esteso a Irpinia e Sannio, veleni interrati, scandalo senza fine, accertamenti sulla tossicità degli scarti. Il cugino del boss Zagaria, sorpreso a sversare rifiuti nelle campagne di Villa di Terno, solo denunciato e poi materassi inerti e rifiuti dell'altra città il casi limite di via Acquaviva e del sottopasso di via Ferrarecce il territorio con il degrado relativo APU progetti a rilento l'appello ai comuni l'assessore regionale Palmeri 5 milioni per il territorio per lavori a zero burocrazia Sempre da Caserta, reggia capitale, piace il progetto Felicori, il sottosegretario Cesaro, disponibili 114 milioni ma le imprese investono ancora poco. L'esponente del governo, piano valido, gli enti locali e i privati devono crederci per lo scenario che si parese all'orizzonte. Domenica è gratis in 14 mila negli appartamenti di Palazzo Reale, il sito Van mantiene la terza posizione a livello nazionale dopo Colosseo e Scavi di Pompei e la violenza ultra casertana e catania, lo scontro ripreso nei video, possibili divieti trasferte in arrivo per i tifosi del team rossoblu, a sinistra i tifosi del Catania al Pinto, in alto quelli della squadra rossoblu dei Falchetti, a Salerno con la prima del mattino per la provincia Medicina al Via, la corsa dei 1588, domani test per l'iscrizione, in Nepal solo 131 posti un candidato su 10 ce la fa, aumentano al più 13% le domande di partecipazione, Capunzo conferma della nostra eccellenza, anche qui il servizio. Inizia il conto alla rovescia per i test di medicina. Martedì 8.000 studenti campani dovranno cimentarsi con le domande di cultura generale, logica, chimica e biologia, ma anche fisica e matematica. I posti a disposizione sono appena 1.018. Di fatto la media di studenti che ce la faranno sarà di 1 ogni 12. Questi i posti a disposizione per medicina e chirurgia: 389 posti, più 10 riservati agli studenti extracomunitati per l'Università Federico II, 416 per l'Università degli Studi della Campania, Luigi. Vanvitelli e 131 all'Università di Salerno. Anche gli iscritti ai test sono in forte aumento, la sola Università Federico II ha fatto registrare un aumento di 600 candidati. Cresce il dato relativo alla Seconda Università e all'Ateneo di Salerno. Comunque è la Vanvitelli ad avere il numero maggiore di posti ed è ancora la Vanvitelli ad avere varato un percorso di eccellenza proprio per gli iscritti a medicina, per gli studenti che supereranno col punteggio più alto il concorso e che hanno spuntato il massimo dei voti alla maturità. Per per loro, per i primi dieci, se confermeranno le ottime performance nel corso del primo anno, l'Ateneo prevede la restituzione delle tasse, il non pagamento delle stesse per gli anni seguenti, un numero di crediti maggiore rispetto alla carriera dei colleghi e attività in laboratori, attività di ricerca soprattutto, che potrebbero spianare loro la strada della carriera universitaria. E questa sera si chiude il secondo turno di Serie B con il posticipo, il Monday night tra Salernitana e Ternana. salto alle fere senza rosina, grinta a Bollini, un regalo ai tifosi. Musulmani in preghiera: la destra lancia accuse, polemica sulla cerimonia religiosa a piazza Sant'Agostino, dall'interno. De Luca Junior, candidato. Il cognome non può essere uno svantaggio. Orfini, presidente del PD, commenta: il partito ha il dovere di aiutare il governatore. L'autunno caldo dei congressi preoccupa i giovani Dem, evitiamo gli scontri. Il dibattito, oggi la chiusura con il ministro Orlando dopo il caos-abusivismo. Rabbia e dolore, sette anni ancora senza verità, l'inchiesta giudiziaria, non so più che pensare, la vedova del sindaco ucciso, l'omicidio vassallo, spero l'indagine continui, il mistero della pistola mai trovata, le indagini, la scena del delitto inquinata e le ipotesi che si sono succedute nel tempo, mentre di spalla tutti i dettagli con il ritrovamento, le prime indagini, lo spaccio, il porto di Acciaroli e gli accertamenti, la scena inquinata. Testa Medicina 1588 in corsa per 131 posti al via la selezione degli iscritti da domani, boom di domande ma ridotto il numero di accessi, più a merito della qualità siamo dipartimento di eccellenza. Il preside Capunzo avverte scuole di specializzazione, ora attendiamo novità. Siamo obbligati ad andare avanti, i nostri standard sono riconosciuti a livello nazionale. I musulmani pregano, la destra grida lo scandalo in 200 a Sant'Agostino, Iannone e Celano, spettacolo indecente. Chi li ha autorizzati il caso, la polemica da Salerno, hanno diritto a praticare la loro fede ma non è opportuno farlo in piazza. Il parroco Don Moliterno, diamo loro un luogo di culto per evitare di stare all'aperto. In basso San Matteo, la Pax Curia Comune comincia con l'omaggio floreale, la cerimonia il 15 alla Rotonda e la peregrinazio del patrono prosegue a Mercatello e Pastorano il calcio, assalto alla Ternana senza Rosina per la Salernitana Bollini dalla carica, debutto alla reiki notturna contro gli Umbri il capitano out per un'infiammazione al ginocchio, l'allenatore lancia gatto e chiama i tifosi all'appello decisivi per il risultato e dal basket Giova Scafati che mette KO il cuore Napoli nel primo derby prestagionale tra le due realtà di Serie A2 andiamo sul nostro sito su www. Punto, pagine.it. Prima di chiudere, foto: dopo il spuntano i topi morti sulle spiagge. Gli allagamenti di ieri hanno causato lo stratipamento delle fogne e la morte dei suoi inquilini, tra virgolette. In più, anziano trovato morto, il figlio torna a casa, era a Napoli, parla l'avvocato Rocco Barrasso. L'abitazione di via Papa Giovanni XXIII, dove viveva l'anziano padre, resta intanto sotto sequestro e in attesa di ulteriori indagini. È tornato a casa il 47enne figlio dell'anziano, trovato morto venerdì sera a Grutta Minarda, era in albergo in via Bologna a Napoli quando all'alba è stato rintracciato dalla polizia. Ancora riferimento alla versione IT, patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza a Benevento in strada. Le pattuglie della stradale, volanti e squadra mobile, polizia stradale e agenti delle volanti impegnati la scorsa notte per una serie di controlli nella zona della Movida a Beneventana. Le pattuglie hanno fermato decine di veicoli, i cui conducenti sono stati sottoposti alla rilevazione del tasso alcolemico. Ancora focus dall'apertura, sotto osservazione il viadotto Manna ad Ariano Irpino, foto e video relative, pulvini lesionati. Posizionato un fessurometro per monitorare la situazione, bambole assassine, anche i bambini odiano nelle sale un horror di grande impatto e poi ancora l'università, testa numero chiuso, si parte con medicina, tutto il calendario. E da Napoli le slide, quattro Molotov nel bagno, arrestato il nipote del Nasone, Napoletano, 23 anni, tifa per l'Inter, ecco chi è Mr. Italia, informazione e spettacolo del Shomas Gone. Auto a noleggio, truffa nel napoletano, due arresti da Napoli a Salerno. Questa era un'oasi, guardate com'è ridotta. Cammarano documenta il disastro che ha distrutto Persano. Porteremo avanti una battaglia per la riforestazione dell'area. Sempre da Salerno, le slide. L'ubifraggio, spuntano i topi, morti sulle spiagge. Tentano colpi in un ristorante ma si feriscono ricercati a Salerno, è successo la notte scorsa in un locale del centro storico specializzato in cucina messicana. A dare l'allarme il titolare che ha trovato copiose tracce di sangue sui tavoli e sul pavimento. Colpo in parte fallito nella notte all'interno di un ristorante specializzato in cucina messicana del centro storico dove i malviventi si sono introdotti nel locale calandosi attraverso un tubo di sfiatamento delle cucine nel tentativo di arrivare a destinazione si sono feriti lasciando vistose tracce di sangue sui tavoli e sul pavimento tracce di sangue che ora sono al baio dei poliziotti della scientifica giunti. Sul posto con gli agenti delle volanti diretti dal vicequestore aggiunto Rosanna Trimarco, quando il titolare si è reso conto di ciò che era successo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, a tentare il colpo sono stati tre o quattro balordi che hanno cercato di entrare nel locale della Grondaia. Dello stabile, il tubo nel quale si sono infilati però presentava delle giunture taglienti e così nello scivolare all'interno i ladri si sono tagliati in più punti. Cominciando a sanguinare hanno provato a portare via quanto più possibile al momento sono in corso le verifiche di quanto è stato effettivamente trafugato dal registratore di cassa. E poi ad Avellino le slide, Cremonese Avellino 3 a 1 le pagelle di Marco Festa inviato allo Zini, sotto osservazione il viadotto Manna ad Ariano. Anziano trovato morto, il figlio torna a casa, era a Napoli e ad Atripalda sbanda e finisce nel fiume, soccorso con l'auto gru. Benevento, le ultime dal Sannio, emergenza idrica, Fausto Pepe chiede risposte a Gesesa, piante cannabis in giardino e casa, arrestati madre e figlio da San Giorgio del Sannio, informazione spettacolo, le cronache impossibili e passaggio a livello pericoloso, il sindaco servono barriere a Paolisi. Il primo cittadino Carmine Montella servono le barriere, Croce di Sant'Andrea insufficiente da Benevento, precisamente da Paolisi. A Caserta, cittadinanza onoraria sindaco di Betlemme, nell'aula consigliare del comune di Ruviano, nell'aula consigliare del rigenerato centro storico si celebrano i valori di pace, fratellanza e amicizia. Con il conferimento da parte del sindaco di Ruviano, Roberto Cusano, della cittadinanza onoraria italiana, al sindaco di Betlemme Antonio Salman, che nei giorni scorsi ha visitato Benevento e Pietrelcina e a padre Ibrahim Faltas, consigliere della custodia francescana della Terra Santa di Gerusalemme, presente a custodire i luoghi santi dal 1217. A seguire solennemente Santa Messa Proterra Santa nella Chiesa San Leone Magno di Ruviano presieduta da Padre Ibrahim, con la partecipazione dei Cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, su invito del Parroco di Ruviano Don Antonio Chicherchia e del Presidente della Sezione di Caserta dei Cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Raffaele Crisileo. E ancora con Caserta. Giovane trovato morto in casa dei genitori, era andato a una festa, indagini in corso, disposta l'autopsia. È tutto dal Touch per la rassegna stampa. Ringrazio in regia Michele Urciolo e vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione, ancora dal Touch, dalle 11 e alle 12. A dopo.